Oggi andiamo a valorizzare dei panini raffermi. Ogni tanto restano, vero? Ed è peccato buttarli. Io non butto niente, riutilizzo tutto. Allora cosa faccio? Taglio i panini. Me ne sono avanzate due. Li taglio. E li vado a riempire. Con che cosa? Con peperone, patate e della provola. Adesso taglio il peperone a tocchetto. Metto in padella. Lo metto un filo d'olio. Poco del sale, metto le patate, copro e si vanno a cuocere piano piano. Tutto si cuoce piano piano, non friggono. Poi quando è tutto pronto, riempio i panini e ci metto patate, peperoni e un bel pezzo di provola sopra e vado a mettere in forno. Però non metto il coperchio, cioè l'altro pezzo del pane, glielo metto dopo, quando si è tutto sciolto, così vengono belli croccanti. E così abbiamo fatto due cose. Primo, abbiamo recuperato il pane raffermo e poi abbiamo fatto un buon secondo. Adesso ci metto dell'olio, olio di semi, non ne metto tanto, giusto un filo, ecco, basta. Metto le patate e vedete, adesso vado a mettere sul gas così cuociono. Io ho cotto nel frattempo le patate con i peperoni a fuoco lento al minimo con pochissimo olio. Adesso che faccio? Vado a farci dei panini raffermi. Ci metto sotto un pezzo di provola. Ecco qua. E poi ci metto patate e peperoni. Allora, ricapitolando, ho messo un peperone, due patate che ho tagliato a tocchetti e ho messo a friggere a fuoco lento con pochissimo olio, sale e se volete potete mettere anche un goccio d'acqua perché poi andrete a coprire tutto con il coperchio e si cucina il tutto. Sono belli ricchi. Adesso ci metto ancora provola perché a me piace abbondare, anche perché sono un pasto, un buon pasto. Mettiamo ancora provola. E adesso c'è un segreto che adesso vi svelo. Cosa faccio? Adesso li vado a infornare così. E questa è la calotta. Però la calotta, se la metto così, si secca. E ci metto nella calotta un pochettino, poco poco, di crema di parmigiano. Poco, eh? Un pochino gliela metto pure qua, poco poco. Pochissimo. Perché
sono più appetitosi. Scusate, ma ecco fatto. Adesso vado a mettere in forno. E quando la provola si è sciolta, metto la calotta sopra. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e se avete piacere mi potete seguire per la prossima ricetta. Grazie. Scusate. Grazie e buona giornata a tutti.